Le comunità di Canicattì e Campobello di Licata sono ancora scosse dal terribile incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica, che ha stroncato la vita di un giovane causando 7 feriti. La vittima, Angelo Scardacci, 19 anni, era a bordo di una Opel Corsa in compagnia di amici. In quattro stavano tornando a casa dopo aver trascorso insieme il sabato sera a Canicattì. Il veicolo si è scontrato con una Fiat Punto, sfondando il guardrail e finendo in una scarpata. Al volante della Punto c'era un 27enne di Licata, coinvolta anche una terza autovettura, anche questa una Opel Corsa, guidata da un 52enne di Caltanissetta che viaggiava con la moglie e 2 figli. Angelo Cardaci, residente a Campobello di Licata ma originario di Canicattì, non era alla guida della Opel Corsa. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il ragazzo respirava ancora. È stato trasferito al San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove poco dopo è morto. I feriti sono stati trasferiti invece negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata. Uno di loro versa ancora in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente si è recata la Polizia Stradale, che ha avviato indagini per accertare la dinamica del drammatico scontro.